E porti saluti di tutta l'amministrazione comunale. Noi riteniamo che incontri come questi possano essere utili per individuare un percorso comune con le associazioni presenti nel territorio, per individuare appunto questo percorso di sviluppo del nostro territorio. Noi riteniamo che in questa fase di una crisi economica così profonda, di spopolamento dei piccoli comuni, di difficoltà proprio finanziarie, l'unico modello di sviluppo sia quello collegato al turismo e allo sviluppo ecosostenibile. L'ho detto quando mi sono insediato e perseguo sempre questo obiettivo. Volevo fare anche poi il punto di come l'amministrazione si sta muovendo per cercare di attuare questi obiettivi. La Regione Lazio un mese fa, diciamo, sono stati approvati i PIT, i piani integrati territoriali. Il parco dei Monti Simbruini è stato uno dei primi che diciamo quello del parco dei Monti Simbruini è stato quello che uno dei primi che è stato approvato. C'è stata la consegna della targa Zingaretti, c'è stata tutta una cerimonia. Il comune di Camerata ha ottenuto un finanziamento di 165.000 euro, è arrivato poi l'atto di concessione per la realizzazione di un sentiero, quello che parlavamo, ti ricordi Paolo, dalla Madonna delle Grazie fino sotto Camerata Vecchia. E questo si inserisce poi in un progetto più globale che è il recupero dei ruderi e dell'area di Camerata Vecchia. E è arrivato l'atto di concessione, si sta facendo la gara, quindi entro la fine dell'anno inizieranno i lavori. Questo prevede la risistemazione del sentiero, steccionate, area di sosta, e diciamo che potrebbe essere il preludio di un progetto più ampio per valorizzare tutta quell'area. Nel frattempo poi stiamo lavorando su quel centro faunistico. Un po' complicata la situazione, ma diciamo che adesso stiamo vedendo piano piano la luce. Hanno fatto la gara, quindi vi informo, hanno fatto la gara. A giorni iniziano i lavori per il recupero di quella struttura. È intenzione dell'amministrazione del parco procedere più velocemente possibile, almeno da parte del comune, a una condivisione della struttura, di gestione della struttura. Una parte la terrà il parco e l'altra parte la terrà il comune di Camerata. Il comune di Camerata intende, nella parte di sua competenza che verrà assegnata, di realizzarci, poi Sante ce ne parlerà un po' più dettagliatamente, di quel museo della montagna e delle tradizioni popolari. Quindi all'interno di questa struttura verrà inserito questo museo e altre attività collegate a promuovere lo sviluppo turistico. Quindi questo è un altro tassello insieme a questo fatto del sentiero. È chiaro che poi lo sviluppo e il recupero di Camerata Vecchia diventa cruciale, e c'ha già che tu arrivi a portare il visitatore quasi sotto i ruderi. Noi stiamo lavorando pure su qualcosa di ancora più, perché noi riteniamo che questa sia l'unica strada, turismo ambientale e ecosostenibile. Stiamo cominciando a lavorare come amministrazione a un piano di gestione, a un piano turistico per Camposecco, perché riteniamo che pure da quell'altro, oltre la valorizzazione, la riapertura della strada del Fioio, anche se parzialmente percorribile, ma anche il fattore di Camposecco possa essere, anzi, pure di più rispetto alla strada della Santissima Trinità, un volano di sviluppo. Stiamo lavorando su qualche idea e cominciamo a lavorare su qualche progetto che possa dare sfogo a questo, e questo permetterebbe l'arrivo di tanta gente, di smuovere un po' l'economia del paese e di dare opportunità di lavoro per i nostri giovani. Quindi è importante, l'amministrazione non ha problemi a confrontarsi con le associazioni, con le organizzazioni territoriali, e a intraprendere anche azioni comuni per realizzare questi obiettivi, che è l'unico obiettivo che può dare una prospettiva di sviluppo per i nostri territori. Non ce ne sono altri. La crisi economica, la deindustrializzazione non permettono, non c'è nulla
che possa favorire uno sviluppo diverso da questo, alla situazione attuale. I soldi, le amministrazioni non ci sono, la regione sta al tracollo, la provincia non si sa se la aiutano o non la aiutano, quindi c'è tutta questa situazione e fusione dei comuni, quindi siamo proprio nel marasma totale. Gli enti non sono in grado nemmeno di fare i bilanci, proprio perché poi la legislazione nazionale cambia continuamente le carte in tavola, ma di fatto i soldi sono finiti e quei pochi soldi noi li dobbiamo indirizzare su delle politiche che possano veramente fare il cambio di un territorio. Naturalmente uno sviluppo sostenibile, ecosostenibile, che non va a impattare negativamente con l'ambiente, e credo che Camerata, come altri territori del Cantone, abbia tutte le carte in regola. Parliamo di rute, di museo, sentieri, centro faunistico, abbiamo tutte le carte in regola, se le sappiamo giocare insieme, per fare un'inversione di marcia. Quindi ci sono tutte le premesse. Stefano parlava poi noi lo chiamiamo ancora Galla, scusami Stefano, e è chiaro che Galla, come era prospettato prima, è stato un fallimento, perché è servito solo a dare delle poltrone, sostanzialmente a sistemare qualche trombato della politica nel circuito regionale e provinciale. Però ha visto Stefano, abbiamo collaborato un periodo, collaboriamo tuttora in un'altra forma, le difficoltà che certo. Si incontrano certo. Per cercare di costruire questo, come lo chiami, lag dal basso. L'hai vista, abbiamo fatto qualche riunione, purtroppo il campanilismo ancora un po' resiste, tra i comuni c'è concorrenza, uno vuol superare l'altro, però anche quella dell'idea che diceva Stefano è percorribile, e io mi riconosco pure con la denominazione della terra degli equi, perché quella va un po' fuori, ci porta un po' anche da quella logica di campanilismo tra i vari paesi. Quindi io credo che Camerata ci abbia tutte, è un peccato veramente, io proprio mi ci sto proprio accorando, perché vedo proprio le possibilità che ci sono per questo paese, per proprio rovesciare, anzi per diventare forse il fiore all'occhiello di questa valle, perché abbiamo delle cose che altri non hanno. Quindi massima partecipazione, massima collaborazione, io sono l'amministrazione a disposizione per cercare di fare un percorso condiviso. Vi ringrazio e facciamo la parola. Allora, prima di dare la parola a Sante, che illustrerà la proposta la nostra proposta dell'associazione per quanto riguarda il MOR, metterò anche una mappa mentale riassuntiva, non so quanto si possa vedere, però abbiamo elaborato come associazione questo progetto, che ovviamente è una proposta, come tutte le proposte possono essere accettate in toto, in parte, modificate, aggiunte, tolte, però è una proposta, come tutte le proposte va presa in questi termini. Grazie per la partecipazione. Okay. E come tutte le proposte, appunto. Senti, volevo chiedere un chiarimento poi sul fatto degli scavi archeologici. Sì. In tema di autorizzazioni, come che cosa serve? Perché quello che è importante. Serve dal punto di vista della concessione da parte della sovrintendenza per archeologici, che penso sia quella del Lazio, e serve la firma del proprietario del terreno. Come diciamo base, dopodiché comune, sì, comune. Non c'è problema. Dopodiché se si trova a casa sua, quindi diventa difficile poi. Adesso sono scavi sulle aree pubbliche. Ormai abbiamo il sistema di trovare l'area pubblica, o sui beni della chiesa. Chi lo sa, se non è peggio, non lo so. Serve un'autorizzazione per accedere appunto ai siti. Sì. Dopodiché la cosa più difficile dal punto di vista proprio della burocrazia è stilare appunto un prospetto di costi e dimostrare che
sei hai la somma, in mano la somma, per fare questo scavo archeologico in quell'area. Quindi ovviamente i soldi, quando tu incominci, devono essere incamerati, cioè nel senso devi avere tutta quanta la somma che tu hai deciso di spendere. E, dopodiché serve una relazione scientifica da presentare appunto alla sovrintendenza. E per quanto riguarda la relazione scientifica, c'è fatta varie tesi, varie mappe, varie catastri e quant'altro, la base è completa dalla Fondazione del Paese fino ad oggi. Dopodiché credo che ci voglia mi pare che ci sono dei tempi per chiedere. Ci sono dei tempi perché tutto questo viene progettato e viene progettato entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Cioè nel senso che devo chiedere una concessione di scavo alla sovrintendenza del 2014 entro il 31 dicembre del 2015. E ovviamente per il 2015 entro il 31 dicembre del 2014 c'è più. Però la risposta della sovrintendenza ovviamente può arrivare dopo, cioè l'annullamento o appunto la concessione dell'area, e la sovrintendenza la può dare benissimo entro l'ultima data di scavo. Scusa Paolo, ma in sede di domanda di autorizzazione bisogna anche comprovare che si hanno i soldi. La revoca della concessione è data dall'inadempienza del bilancio, cioè nel senso se nel momento in cui tu non devi fare i tuoi scavi non hai soldi, quanto è ovvio, no, che sul